40 milioni di euro per la divisione ferroviaria TUA. La regione investe con l'acquisto di nuovi treni e nuovi impianti tecnologici sulle infrastrutture ferroviarie. Oggi firmati a Lanciano i contratti per questi investimenti. Presidente Gianfranco Giugliante ha appena firmato due importanti contratti con Alstom, quindi riguardano l'acquisto di tre treni regionali POP2, ma anche per l'installazione di un nuovo sistema di segnalamento sulle tratte Lanciano-San Vito e Fossa Cesia-Torino di San Gruarchi. La tua rivendica in maniera importante il fatto di essere stata la prima azienda in Italia nel 2019 a mettere in discussione il vecchio sistema di segnalamento per aderire unica al nuovo sistema. Successivamente tutto il mondo del trasporto si è dovuto adeguare a questo sistema e siamo i primi ad aver sostanzialmente firmato il bando e poter fare i lavori su questo nuovo sistema. È stata una scelta sofferta perché nessuno allora ci aveva creduto, siamo riusciti addirittura nel caso di specie ad arrivare prima di RFI e insieme all'acquisto di nuovi treni elettrici stiamo dando un contributo importante per la sicurezza e per la possibilità di viaggiare con la rivoluzione green che stiamo seguendo in maniera importante sia per quello che riguarda il ferro sia per quello che riguarda la gomma. Presidente Marco Marsilio, dunque la regione investe sui treni, oggi è un momento importante a Lanciano e si vuole anche incentivare l'utilizzo del ferro. Il ferro, la modalità di trasporto su ferro è la modalità di trasporto più compatibile con il periodo che viviamo, cioè quello della transizione ecologica, della mobilità sostenibile, di un mondo sempre meno inquinato e sempre più protetto. Per questo stiamo investendo sul ferro, lo stiamo facendo sia con il potenziamento delle linee, come sapete la linea Roma-Pescara e quella adriatica, sia con il potenziamento dei mezzi che viaggiano su queste linee e della nostra divisione ferroviaria della TUA ex Sangritana. È una sfida molto importante. Oggi abbiamo firmato poco fa i contratti per portare tre nuovi treni in Abruzzo, gli pendolari e gli utenti e i cittadini abruzzesi avranno a disposizione treni più moderni, più veloci, più sicuri, più efficienti, più connessi. Questo è un impegno molto importante che ci eravamo assunti per garantire un diritto alla mobilità che sia all'altezza dei tempi che viviamo. Michele Viale, amministratore delegato di Alstom, che è un'azienda leader. Le caratteristiche di questi treni per i quali sono stati stipulati i contratti questa mattina? Questo è un treno di nuova generazione, un treno regionale, viaggia a 160 km all'ora, normalmente 4 veicoli, può trasportare 300 passeggeri seduti, arrivando fino a 500 con i passeggeri in piedi, ovviamente in una situazione post pandemia. È un treno innovativo, riciclabile al 97%, consuma il 30% meno di energia rispetto ai treni precedenti e per esempio ha un condizionamento adattabile, vuol dire che consuma energia in base al numero di passeggeri a bordo del treno, quindi direi un'evoluzione quantica rispetto ai treni già molto belli che vengono utilizzati oggi in Abruzzo. Maggiore sicurezza anche per chi viaggia, c'è stata una presentazione con dimostrazione pratica della cardioprotezione sui treni TUA ed è stato relatore il dottor Luigi Leonzio.